Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Come vi avevo promesso, da questa settimana insomma iniziamo a entrare un po' nel vivo di come affrontare il primo periodo su FIFA 22, quindi ci avviciniamo alla web app, gli iPlay, eccetera eccetera. E vi avevo promesso un ospite, insomma, chi meglio del buon Juan, uno dei migliori trader in Italia, nel mondo, in Europa, per affrontare questo periodo. Salve, salve, buonasera. Finalmente ospite, io una volta da te, no? Sei stato tu ospite da me, hai visto? Ci siamo È vero, raga, questo è solo la prima di una lunga serie, insomma, di appuntamenti che porteremo insieme a John, sia qui che sulla piattaforma Viola, quindi stay tuned. E oggi, insieme a John, vogliamo andare a parlare della web app, visto che comunque ci avviciniamo, l'uscita è prevista per il 20. Insomma, quali sono le cose che bisogna andare a fare, quelle che non bisogna andare a fare, come cercare di fare crediti fin dalle prime ore di FIFA, quindi senza che effettivamente il gioco sia uscito. Quindi senza perderci troppo in chiacchiere, io passerei subito a mettere sotto torchio Juan, così voi assorbite tutte le informazioni. Assolutamente. Perché giustamente ci dicevamo, no, pure noi prima, Juan, la web app è assolutamente fondamentale, no? Fondamentalissimo, diciamo il sistema più importante di farm di crediti. Perché comunque è un sistema che passa sott'occhio, molti pensano che i crediti si fanno sulla console. Sulla web app è importante, a parte perché è il primo sistema con cui, il primo metodo, insomma, è la prima piattaforma dove accediamo. E ti faccio già una puntualizzazione, non si sa se si partirà il 20, qualcuno dice il 17, qualcuno dice il 18, okay. Qualcuno dice il 22 insieme alle Play. E quest'anno hanno tenuto molto riservo su queste informazioni e quindi ancora non sappiamo quando ci sarà. E sarà però verosimilmente il primo, insomma, i primi accessi li faremo tramite la web app. E soprattutto la web app e insieme anche alla companion, perché tutto questo discorso che stiamo facendo vale anche per la companion. È il sistema che ci permette di essere sempre legati al gioco, no? Sempre in ce lo portiamo in giro. Esatto, perché comunque siamo dei tryharder, facciamo finta di prendere il cellulare per delle cose importantissime, invece siamo sul mercato di FIFA, che comunque è importante, ed è un sistema molto molto che EA negli ultimi anni ha spinto e ha migliorato molto. Infatti sono molte le novità che negli ultimi anni sono arrivate, basta vedere il sistema gestionale della rosa, basta vedere tutto il sistema delle SBC che si possono fare ovunque, insomma. È molto importante utilizzarla, ci permette, come ti dicevo, di tenerci sotto controllo, di tenere sotto controllo quello che è il nostro club e guadagnare i primi crediti, perché i primi crediti li faremo tramite web app, poi ci sarà l'EA Play ovviamente, ma per non bruciare tempo giocheremo finché non c'è la Ultimate tramite web app, quindi per me è fondamentale tenerla sbloccata, tenerla senza alcun tipo di provvedimenti, e averla già sbloccata negli anni precedenti ci consente di partire prima ancora di acquistare il gioco. Infatti non so se tu lo sai o quelli che ci seguono lo sanno, ma alla web app si può giocare a FIFA anche senza acquistare il gioco. Esatto. Fino ad una certa data che non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere una decina di giorni dopo il giorno di release della standard. Quindi pure chi ancora non ha acquistato il gioco, insomma, l'importante è averla sbloccata come mercato. E per sbloccare, giusto, so che molti ce l'hanno, insomma, ci hanno provvedimenti o hanno cambiato console, magari chi è passato da Xbox è passato a PS. Per sbloccarla bisogna giocare, quindi so già che qualcuno chiederà. Sbloccare la web app è una cosa, una questione di fortuna, ci possono volere 7-10 partite. Quanto? 200? E sì, ho visto dei commenti di qualcuno che mi chiedeva, io sono arrivato a 150 partite, che cosa faccio? Beh, se arrivate in questa condizione, il consiglio che vi do è continuare a giocare, ma nel frattempo fatevi un altro account, perché magari sul secondo account che vi andate a creare siete più fortunati e nell'arco di 7-10 partite ve la sbloccano. Sì, quindi fondamentalmente bisogna fare comunque tutto quello che si farebbe su un account senza assomigliare a un bot, perché quello è il problema, non ve la sbloccano subito per evitare che la gente crei account per farmare crediti e poi venderli, quindi fate le squad battles, fate tutto quello che farebbe un giocatore di FIFA normale. Esatto. Qualche SBC magari di quelle starter, cercate di simulare quello che è un andamento di un player normalissimo. Web app che poi subito pronti via per tutti quelli che hanno giocato, comunque un minimo di reward te lo dà subito, da lì si parte. Infatti è un minimo di reward soprattutto per quegli account che hanno una storicità, viene definita così, una fedeltà
Si premia quindi quelli di vecchia data come noi, no? Ci ritroviamo qualche pacchettino sulla web app, pacchettino che viene dato in base a quanto tempo e ai quanti anni abbiamo giocato ai capitoli precedenti. Quindi c'è un massimo di storicità che è legato, mi pare che è di 4 anni. Oltre questo massimo non si può, cioè si arriva al massimale, insomma, dei pacchetti che ti danno allo start, di questi pacchetti, diciamo, benvenuto. E sono importanti perché chi come me, insomma, parte con zero FIFA points o comunque ha uno start legato solo alle proprie abilità, per chi non ci vuole spendere niente e soprattutto per chi accederà solo ai FIFA points, quelli della Ultimate, perché qualcuno dirà, vabbè, abbiamo i FIFA points dell'Ultimate, quello molto probabilmente sarà un contenuto che ritroveremo a partire dal 27, nei primi 2 o 3 giorni, insomma, non sappiamo ancora quando parte, ma potrebbe essere un lasso di tempo che cosa facciamo? Stiamo con le mani in mano? No, possiamo ottimizzare quello che è il contenuto di questi pacchetti. I pacchetti che andremo a spacchettare subito dalla web app, valuteremo gli oggetti che ci sono dentro, ci danno una mano per avere quella base di crediti iniziali, no? Quella faremo un po' come le formichine, cercheremo di mettere via qualche vendita di questi oggetti, qualche carta l'andiamo a scartare se sono per esempio consumabili, contratti. Solitamente io non scarto nulla dei pacchetti iniziali perché anche le cose che possono sembrare giocatori più scrausi, giocatori meno appetibili, possono sembrare con zero appeal, poi magari ci si rende conto che hanno un valore e vendendole sicuramente si riesce a recuperare più dallo scarto. Pure le maglie, gli scudetti, quelle cose da... Assolutamente, sì, quello ho detto bene, tutti pensano che magari un logo della seconda lega inglese possa valere zero, lo scartano per 30 crediti, poi si va a fare un confronto e vedi che costa 2K, 3K. Dobbiamo fare un po', insomma, dare col braccino, cercare di recuperare quanti più crediti possibili. L'unica cosa che consiglierei, ecco, di scartare proprio per avere qualche credito in più, sono magari i contratti, tanto quelli ne avremo tanti nel corso Sì. Anche dell'anno, anche con i 4.600 FIFA points che le abbiamo fatto guarigioni, insieme. magari, di quelle cose lì. Guarigione, esatto, tutti quegli oggetti che vi renderete conto da soli, se non li avete acquistati nel corso dell'anno, vuol dire che andando avanti nell'anno ne trovate tantissimi. Però all'inizio tenere 20 contratti oro, magari bloccati lì nel club, che possono essere pure 2-3K di valore, 4K di valore, vi possono, capito, servire in forma di liquidità e non bloccati come contratti, tanto poi andremo comunque a riprendere più avanti. E quindi si punta a monetizzare quasi tutto quello che si trova in questi pacchetti. Sì, anche perché poi all'inizio da sti pacchetti spesso e volentieri poi ti capitano anche tra le mani delle carte che sembrano tra virgolette inutili, ma non lo sono, perché all'inizio questa grossissima differenza tra carte magari per delle SBC che adesso ci arriviamo e le carte che effettivamente usa per giocare, magari non c'è, perché che ne so, penso a un giocatore anche come Kane, va? Che magari a inizio gioco uno lo può anche utilizzare perché non è una carta solo da SBC, perché comunque è un top attaccante, insomma, la differenza è livellata. Però effettivamente le SBC sono un tema cruciale, no, sulla web app. Assolutamente sì, come dicevi, non ci sta tanta differenza all'inizio tra giocatori, cioè sono le due grandi famiglie, no? Giocatori da SBC e giocatori da gameplay o quelli, diciamo, meta, non sono ancora ben delineati all'inizio, anche perché un Kane, come hai detto tu, può valere tanto perché è un giocatore con un overall alto, Esatto. raro, magari qualche fanboy inglese lo usa effettivamente. E quindi, insomma, questa tipologia di carte conviene monetizzarla subito per avere, insomma, quel gruzzoletto, no? Lì in alto un po' più consistente. Gruzzoletto che poi, una volta che abbiamo, insomma, capito come ottenerlo, lo andiamo a rispendere subito perché tenere i crediti fermi ovviamente non li fa aumentare. Gestire gli acquisti, capire come andare ad acquistare, quindi quale carte targettare da subito, quello ci dà un vantaggio perché considerate una cosa che la web app è uno strumento per noi tryharder fondamentale, ma l'utente medio è uno strumento che ogni tanto apre così for fun, ma non ci vive. Chi non fa compravendita, insomma, sì, fa vedere la squadra all'amico dal cellulare, però. Quindi sottovaluta l'importanza della web app. Invece, noi, se riusciamo a capire come muoverci
con vantaggio rispetto al resto della community e a capire già quali carte possono essere quelle fra virgolette più importanti nelle prossime ore, nelle ore successive, prendiamo vantaggio, così poi quegli utenti che hanno insomma sottovalutato l'importanza di uno start anticipato si troveranno a dover acquistare carte che già altri, in questo caso noi, abbiamo acquistato e ci siamo preparati già apparecchiati nella nostra pila trasferimenti. E a tal proposito, qualche esempio lo possiamo proprio fare, no? Quindi io farei questo rapido cambio di scena, perché qua ragazzi, siamo attrezzati a un livello incredibile. Siamo in ambiente web app FIFA 21, perché ovviamente quella del FIFA 22 non è ancora disponibile. Come vedete, questo è il mio club. A grandi linee dovrebbe essere simile l'ambiente. Ci sarà sicuramente qualche novità, perché qualche novità la portano sempre, però la tab più importante, anzi le tab più importanti con le quali faremo i conti ad inizio gioco sono questa della home, insomma, dove troviamo obiettivi e sfide creazione rosa, ovviamente quella del mercato, inerente proprio ai discorsi che abbiamo fatto adesso. Gli obiettivi, magari essendo qualcosa di legato al gameplay, no, lo vedremo in un'altra circostanza, in un altro video, quindi lo lasciamo un attimo lì da parte, ma vi dico già che è importantissimo. La tab delle sfide creazione rosa, che trovate anche ovviamente nel menu lì a sinistra, ci darà le indicazioni su come muoverci all'inizio, perché qui troveremo la ricetta vera e propria delle prime SBC. Ad ogni richiesta ovviamente corrisponde una ricerca che l'utente medio farà. Quindi noi che cosa faremo? Cercheremo di capire quali sono le SBC, quelle là iniziali, molto probabilmente saranno queste. Sì. Una volta sbloccata la tab del cominciamo, perché vi ricordo che comunque una prima SBC starter la dovete fare per sbloccare tutto quello che è l'ambiente delle SBC, troveremo queste tre. Queste altre tre, che sono sicuramente molti di voi conoscono e sono quelle un po' più avanzate, ne parliamo subito dopo. Partirei io da queste qua, che sono quelle più starter, fra virgolette, ci offrono già degli ottimi spunti. Abbiamo visto anche l'altro giorno sull'altra piattaforma, insomma, qualche esempio di SBC. Ecco, in questo caso, capire velocemente come cosa ci richiede l'SBC, lo troviamo qui a destra, e come andarla a comporre, ci dai poi gli strumenti per ottimizzare le nostre ricerche. In questo caso l'SBC ci richiede due giocatori cioè due campionati diversi, due nazionalità diverse. Ovviamente, avendo degli slot bloccati, subito abbiamo la ricetta pronta. Germania e Inghilterra saranno le prime ricerche che un utente andrà a fare, quindi muoversi su queste nazionalità, ma anche altre, perché qui è un esempio, magari nella tab del FIFA 22 ritroveremo, per dire, Brasile. O Francia. Quindi la cosa importante è il concetto, capire che a questa domanda corrisponderà poi un qualcosa che noi dovremo andare a fare sul mercato. Andremo nella ricerca del mercato, se la web app ci consente, ecco qua, caricato, e andremo a muoverci all'inizio sulle carte bronzo e argento, perché le carte bronzo e argento servono proprio per quelle sfide che abbiamo appena visto. Un utente medio non ha necessità di metterci una carta oro, perché non è richiesta, quindi si va sul risparmio. Ovviamente si partirà dalle carte bronzo e poi anche dalle carte argento, perché in altre SBC che non vi ho fatto vedere, ma che trovate in quella tab lì, trovate comunque richiesta di carte argento. E come ci muoviamo? Ci muoviamo sulle nazionalità. Ovviamente le top 9 nazionalità, sono questa fino alla Spagna, insomma, sono quelle più gettonate, sono quelle che l'utente medio va a utilizzare per primo, perché le trova nel pacchetto starter, c'ha più confidenza, no? Nella gestione di queste nazionalità, e le va a utilizzare lì. E quindi, per esempio, in questo caso ci muoveremo su giocatori bronzo dell'Inghilterra, anche senza applicare un campionato, ma cercando, insomma, di pagare il minimo possibile le carte. Carte che non hanno tutte lo stesso valore, no? Ne abbiamo parlato, ma certo. Cioè, i ruoli sono importanti. Anche importanti, no? Tu mi chiedevi, ma secondo te se io mi muovo su un CC è la stessa cosa? Ecco, dove abbiamo gli slot bloccati, torniamo nella tab dell'SBC di prima, la teniamo come esempio. Ovviamente in queste tab abbiamo i ruoli bloccati, quindi ovviamente andiamo a tagliare. Siamo costretti, sì. Siamo costretti. Lì dove i ruoli magari non sono bloccati, o comunque c'è più possibilità, come vedete, sono bloccate solo in parte, mentre un'altra parte ci sono più ruoli, io darei sempre priorità a quelle che sono difensori, centrali e terzini, non c'è differenza, ma comunque sono tutti ruoli buoni, dove richiesta anche gli esterni d'attacco o esterni di centrocampo, quindi ADAS,
e DES o anche ATS, e poi in ordine metterei centrocampisti, attaccanti e per ultimo portieri, perché insomma ce ne sono veramente tante, quindi come appeal è più sì, basso. Anche perché magari un CDC può diventare anche un COC, magari se avete dei cambi ruolo in più. Invece là il DC è il DC, non può essere trasformato un terzino in DC, quindi sono quelli dove magari c'è meno offerta. Esatto, sono ruoli che devono nativi, insomma. Proprio perché hai citato i cambi ruolo, secondo me è una cosa un importante appunto da fare. Fate molta attenzione ai cambi ruolo, perché sì, magari un SBC all'inizio vi chiede un giocatore ATS, ok? Vendere già il giocatore con quel ruolo cambiato può darvi una mano clamorosa. Magari voi quella carta cambio ruolo la pagate 150, il giocatore l'avete pagato 300 perché magari è un giocatore oro. Con la carta da 2000. A 2000, anche perché in quel momento l'utente medio cerca proprio ATS, non ce ne sono tantissimi in giro sul mercato, quindi quei ruoli più difficili, ADA, ASA, insomma, no? ATS, ruoli un po' più esotici, diciamo così, potreste essere voi con l'unica carta presente sul mercato e l'utente, insomma, meno furbo, si imbatte sulla vostra carta e vi fa un regalo. Sì, soprattutto sempre sui cambi ruolo, un appunto che faccio io magari da tra virgolette, però il fatto che magari chi shoppa tanto all'inizio si ritrova tutti questi cambi ruolo. Io, raga, vendeteli. Io ho fatto 600k l'anno scorso con i cambi ruolo, perché all'inizio sono fondamentali per completare queste SBC che faranno tutti, perché abbiamo detto sono importanti. Quindi se vi ritrovate magari a spacchettare qualcosina, oltre a tutto il discorso legato alla compra e vendita, state attenti ai cambi ruolo, anche se magari vi escono dei pacchetti di benvenuto, perché quelli cruciali vi fanno macinare anche 2-3k a carta all'inizio. Pochi ne ha tanti, veramente si è trovato con una miniera sepolta e quando la scopre poi fa festa. Io infatti l'anno scorso non pensavo e ho detto porca miseria, infatti veramente ho passato una serata a venderli tutti. E io chiuderei, John, parlando invece di quella che è magari la gestione delle risorse. Quindi magari è meglio la quantità, prendere tanti giocatori, o la qualità, quindi magari prenderne meno ma che ti fruttano di più. Ecco, all'inizio bisogna andare sulla quantità, assolutamente. Bisogna capire tutto il budget che abbiamo, come distribuirlo nel miglior modo possibile sulla nostra pila trasferimenti. È per questo che abbiamo fatto esempi su carte bronzo, no? Su carte argento, perché all'inizio ci costano di meno. Man mano che avremo crediti, ovviamente ci spingeremo anche sulle carte oro, che serviranno poi per queste altre SBC qui. E il ragionamento è identico, perché comunque ci si muoverà sulle top 9 nazionalità e sui top 5 campionati, anche magari intrecciando, no, le richieste e tenendo richieste tipo oro, Inghilterra per esempio, andiamo sulla Premier per avere gli strong link, oppure su campionati insomma esteri, io li chiamo esteri, insomma, per creare degli abbinamenti particolari, quindi certo, inglesi di Serie A, francesi della Liga e così via. Ottimizzare il tempo, poi quello è un qualcosa che ognuno deve capire da sé, quanto tempo ha a disposizione da investire in questa fase di compravendita. Cercare di avere una pila molto smart, una pila molto veloce che si refrescia molto velocemente, quindi con tante vendite che però vi impongono anche tanti acquisti per ogni sessione di mercato, vuol dire investire tanto tempo. Quindi se avete all'inizio molto tempo da dedicare, sicuramente vi consiglio di non tirare troppo sui prezzi, ma di mettere prezzi più modici per le vendite e avere tante vendite a giro. Se invece lavorate, studiate, avete una giornata piena e non avete possibilità di andare a refillare quelle che sono le vostre vendite, terrei i prezzi leggermente più alti, perché comunque ogni release qualche carta vi parte, e quindi quelle poche carte che avete, insomma, le vendete, le fate fruttare al massimo. Sì, esattamente. Sì. Bene, quindi io direi che abbiamo toccato quasi tutti i tasti, insomma, cruciali sulla web app, che diciamo è proprio il primo approccio che, insomma, si avvicina sempre di più e quindi ci permette di avere un ottimo inizio su FIFA 22 se fatto in un certo modo. Quindi io sono sicuro che i ragazzi avranno apprezzato. Io ti ringrazio per essere stato qui. E a te per l'ospitalità. E vi ricordo, ragazzi, che questo è solo il primo appuntamento, perché abbiamo tanti, insomma, tanti programmi nel calderone per voi durante l'anno. Quindi vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link di riferimento per seguire John qua su YouTube, Instagram, piattaforma Viola. Vi lascio anche l'indirizzo di casa e il numero di telefono se volete andargli
a fare un saluto. Magari evitere questo. E niente, raga, vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Quindi ricordo anche i miei riferimenti tutti quanti in descrizione. Un salutone, un abbraccione da Riberoschi, dal buon John. E niente, ci becchiamo, raga. Alla prossima. Ciao, ciao.